Incredibile, vince il secondo derby su due. Sì, sicuramente era importantissimo portare i punti a casa anche perché sono punti importanti per noi e poi come seconda cosa vincere il secondo derby è una cosa veramente bella che poche persone lo provano. Ma le parole di Mourinho le avete sentite dopo la sconfitta contro la Z Kalkmaar? Vi hanno caricato oppure avete fatto tutto da soli? Ecco, qualcosa c'è Ah, stato? sicuramente sono state parole un po' abbastanza pesanti, ma come dice lui non c'è neanche un terzo derby, quindi andiamo avanti nella nostra strada e guardiamo fino alla fine del campionato. Senti, è stata anche una battaglia dal punto di vista nervoso. La Roma ha fatto tanti falli, poi quell'espulsione gli ha dato un po' di vantaggio, no? Ah, sì, sicuramente la Roma conosciamo tutti, è una squadra che gli piace fare tanto casino in campo, anche perché loro sono le palle alte, così sono veramente forti, ma noi siamo stati bravi a non cadere nelle loro provocazioni e andare avanti nel nostro gioco. A proposito, cosa è successo dopo il fischio finale? C'è stato un po' di parapia, ci sono state due espulsioni di Tristan e Matosic, cosa è successo? No, sicuramente ci sta perché una partita così ce la sentono tutti, sia quelli che perdono sia quelli che vincono. È normale, poi veramente io stavo godendo e non ho visto niente, solo come voi una mucca lì, poi mi hanno detto che Spalletti ha preso rosso Marusic, però sono cose che nel derby ci sta tutto e bisogna prendere e andare avanti come sempre. Ecco, il derby vi dà una carica sicuramente enorme, no? Adesso arriva però la sosta, è una sosta di cui avevate bisogno, anche magari per recuperare qualcuno. Sì, sicuramente aiuterà alcuni, ma noi dobbiamo andare in nazionale, quindi c'è poca sosta per noi, però sicuramente è una cosa buona perché chi è infortunato c'è un po' di tempo in più per riprendersi come Ciro per esempio che ci serve e di rientrare il prima possibile. Senti, ma la classifica in questo momento la guardate? Perché questa sera c'è un altro scontro diretto importante, c'è una lotta Champions serrata, però adesso insomma è più 5 sulla Roma in questo momento. Di quale verità non penso che stasera lo guardiamo perché stasera ci godiamo questo derby e poi da domani apriremo i risultati e vedremo chi ha fatto la partita di stasera. Senti, come l'avete preparato questo derby? Perché la Lazio era uscita da quella sconfitta in conference, parecchio mancoccia anche dal punto di vista mentale. Che va detto al mister? Come l'avete preparato? C'è poco da dire sul derby, non hai bisogno, penso, di niente, perché una partita che tu vedi un laziale, lo vedi in faccia e già capisci cosa devi fare in campo e quanto devi dare, quindi è stato molto facile perché la gente che abbiamo intorno lì, dello staff, cucina, magazzinieri, sono veramente pazzi e si vede che loro avevano voglia di vincerlo e noi li abbiamo dato. Ci racconti un po' l'emozione anche della curva nord, ecco, lo spettacolo prima della partita se gli hai buttato un occhio e poi a fine partita magari, ecco, com'è stato, ecco, festeggiare con loro? Sicuramente ogni volta buttano occhio perché è uno spettacolo che non lo vede.